7 anni. Continua ad andare controcorrente all'interno della famiglia reale. Ancora una volta ha puntato sul nero, colore vietatissimo a Buckingham Palace. Va usato solo per i funerali. La duchessa di Sussex lo ha scelto per un incontro a Londra, all'Association of Commonwealth Universities, APU, di cui è madrone. Ha indossato un total look G20 con tacchi a stiletto nude. Punto per la verità, stavolta si è notato anche qualcosa di più. La moglie di Harry d'Inghilterra ha riciclato l'outfit, già portato in occasione del Remembrance Sunday a Whitehall, avvenuto a novembre. Inoltre si è presentata senza il suo accessorio preferito, la borsa. Punto la notizia, comunque, è che, finalmente, anche lei ha riciclato un abito, esattamente come fa la cognata Kate. Il giorno scorso, ha tirato fuori dall'armadio un copriabito tartan di Alexander McQueen utilizzato in un paio di eventi. Potrebbe essere stata una controoffensiva studiata? A Buckingham Palace non sono molto felice delle sue spese. Nel 2018 il suo guardaroba è costato almeno €1 milione, seppure solo al principe Carlo, che copre le spese di abbigliamento dei figli e delle mogli. Effettivamente Meghan, venendo dal mondo dello spettacolo, è abituata a studiare le sue mosse. Infatti ha scelto ancora una volta il nero, un colore glam e chic da rockstar che appunto nel 2018 lo ha indossato per diverse occasioni. L'ultima è stata lo scorso ottobre per una visita alla Royal Academy of Arts, un evento che ha fatto il giro del mondo perché, da ex comune, si è chiusa la portiera della macchina da sola quando, anche in questo caso, il protocollo lo vieta per ragioni di sicurezza. Al sesto mese di gravidanza, la duchessa di Sussex ancora una volta ha esibito fiera il suo pancione che potrebbe nutrire, secondo il due gemelli. La Markle sta facendo il giro di tutti i suoi patronaggi evidentemente prima del ritiro maternità nei prossimi mesi. L'APU, in particolare, è una delle più vecchie e gloriose associazioni studentesche inglesi. Durante l'incontro Meghan Markle ha confessato agli studenti l'orgoglio di essersi laureata nel 2003 alla Northwestern University.